Una Lampedusa di cui si è sempre parlato per tutta la vicenda dei migranti, adesso che praticamente hanno chiuso i centri, adesso di Lampedusa è caduta nel dimenticatoio ed è caduta nel dimenticatoio con tutti i suoi problemi della sanità, dell'acqua, del gas, delle forniture, tutti i servizi. Eppure c'è una comunità che vive, che celebra e vive e celebra nel miglior modo possibile. Una delle ultime occasioni è come hanno inscenato un presepe vivente, ma è stata una vera e propria rappresentazione teatrale con più posti nella zona del santuario della Madonna di Porto Salvo lì a Lampedusa. Tutto si è chiuso domenica, questa animazione, questa espressione del popolo lampedusano, Don Stefano, è proprio l'espressione di un popolo che vive con forza. Sì, è un popolo che ha bisogno di acquistare la propria identità, che è alla ricerca della propria identità, essendo un popolo anche molto giovane. Considerate che Lampedusa è abitata come isola dal 1843. Come l'avete organizzata questa rappresentazione della nascita di Gesù? Abbiamo scelto alcune scene del Vangelo per riportarci all'ambiente e al tempo della nascita di Gesù. Lo abbiamo fatto recuperando i luoghi che sono i nostri luoghi, quelli attorno al santuario della Madonna di Porto Salvo, il tipo antico dove c'era la prima abitazione di Lampedusa. Lì abbiamo recuperato i luoghi per narrare o verificare i Vangeli dell'infanzia. Ci sono state testimonianze di persone che si sono sentite toccate nel rappresentare così diciamo la storia, una storia santa come quella della nascita di Gesù? Sicuramente chi è stato coinvolto in un luogo ha sentito più da vicino tutto ciò. Non so le reazioni che hanno avuto, ad essere sincero, perché si tratta di appena ieri riguardo al tempo della rappresentazione. Però ho sentito i commenti della gente a cui è piaciuto molto, tanto da commuovere molte persone adulte perché non avevano visto mai qualcosa del genere qui a Lampedusa. E tutto questo grazie a te, Don Stefano, che stai portando veramente una grande vita ad un'isola, quindi il fatto di essere isolani e non isolati come vorreste voi, questo significa molto. Abbiamo puntato su questo, cioè ad essere isolati ma non isolati, permanentemente isolati e sentire con il resto degli altri paesi o degli altri luoghi quello che vivono fuori da qui. Penso che il grazie ci chiameva a tutti i parrocchiani perché per mesi hanno lavorato per la realizzazione di questo, che può essere un piccolo segno, è vero, però per noi dice tanto perché è qualcosa di nuovo, di diverso e che ci fa vivere in una forma diversa il Vangelo stesso. Domani sera un altro grande appuntamento alle ore 21, sempre nella parrocchia di San Gerlando. Che cosa ci sarà, Don Stefano? Presentalo tu l'evento di domani sera. Domani sera sarà un concerto natalizio per rivisitare questo, la musica e il canto, quello che è il mistero dell'incarnazione. È fatto tutto, dicevo l'altra sera, in una battuta artigianale, nel senso che sia chi guida il foro, sia i coristi, sono tutti parrocchiani, come anche chi ha detto alla musica, sono tutti parrocchiani che vivono la vita del quotidiano, però sono messi insieme da più settimane per preparare meglio questo evento che ci aiuterà attraverso la musica e il canto ad entrare nella bellezza di questo mistero.